Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. È passato veramente una vita da quando ho registrato l'ultimo video. Datava, mi sembra, il 14 di novembre del 2013. Quindi sono passati più di 6 mesi e me ne dispiace tantissimo. Però non avevo voglia di registrare alcunché. Come vedete dai numerosi tagli che sto portando in fase di editing, sono un po' arrugginito, quindi abbiate pazienza se non sono ancora fluido. In questi 6 mesi ho visto che molti booktuber che seguivo hanno smesso l'attività a tempo indeterminato o per sempre e mi dispiace tantissimo perché erano persone da cui attingevo non soltanto ispirazione per leggere, ma che mi davano veramente tanto dal punto di vista anche dell'acume critico e analitico. La mia motivazione è più prosaica: il giorno dopo il mio ultimo video ho cambiato lavoro. E un po' preso dalla novità, ovviamente dagli impegni del periodo, ho tralasciato i video e il canale di YouTube che comunque richiede del tempo, tempo che in quel momento effettivamente non avevo. Poi pensavo che con le vacanze natalizie e il periodo di assestamento che sarebbe seguito avrei ripreso con continuità. Certo, c'è stata la scusa che avevo tempo soltanto la sera e che non c'era abbastanza luce per registrare. Come vedete, ho avviato in questo modo, quindi era una scusa banale, no, la verità era semplicemente che non avevo voglia di registrare. La metrica di lettore invece non si è assolutamente arrestata, anzi, penso di aver mantenuto fino adesso una media molto alta rispetto al mio standard. Goodreads mi viene incontro e mi dice che fino adesso ho letto 40 libri, 40 libri in 6 mesi è una buona media per me, ma non teniamoci troppo in statistiche, che sono cose abbastanza aride e sembrano quasi delle gare inutili. Ho veramente tanto da raccontare delle letture che sono intercorse negli ultimi mesi, però ho pensato di utilizzare un altro approccio. Nei prossimi video, infatti, cercherò di raggruppare i libri che ho letto in tematiche e quindi fare un video per tematiche. Spero che non intercorra veramente tanto tempo tra un video e l'altro, però adesso la voglia c'è, deve esserci soltanto il tempo la sera di registrare e poi le sere successive di montare, perché evidentemente fare tutto in una sera per me in questo momento è impossibile. Tanto più che recentemente ho cambiato di nuovo lavoro, quindi due lavori in 6 mesi, nei 6 mesi in cui sono stato assente da YouTube. Per rompere il ghiaccio con il video e ritrovare, spero, le persone che mi seguivano, ho pensato di iniziare con un tag molto carino di cui non conosco l'origine, però ho visto che è molto utilizzato su vlog americani ed è stato anche portato qui in Italia. Video tag Too Much Informations, o comunemente abbreviato TMI o TMI. Questo tag mi permette anche di rendere più conosciute alcuni dei miei aspetti personali, che evidentemente non traspaiono dagli altri book tag o dalle letture mensili che avevo registrato all'epoca. Quindi incominciamo. Numero 1, cosa indossi? E come si vede, sto indossando una polo con colletto bianco e anche una striscia sulla manica bianca. Sotto, spero che nessuno si scandalizzi, ma io in casa sto comodo e quindi pantaloni della tuta. Numero 2, sei mai stato innamorato? Questa domanda è meno semplice di quanto non sembri, perché se me l'avessero chiesto pochi anni fa, avrei detto sì, certamente sono stato innamorato molte volte, ma adesso devo dire la verità, posso affermare con sicurezza che sono stato innamorato una sola volta, ed è una volta che sta continuando anche adesso, cioè io sono innamorato della mia fidanzata. Le altre persone non so se le ho veramente amate, perché veramente non hanno scatenato quel sentimento, quella selflessness, come direbbero gli inglesi, quella tutta l'abnegazione che la mia ragazza attuale mi ha fatto scoprire. Io non sapevo che cosa volesse dire veramente amare prima di conoscere la mia fidanzata. Per cui possiamo dire tranquillamente che le volte precedenti sono state cotte o forse autoconvincimenti, ma sicuramente non sono state amore vero e quindi parlare di innamoramento, capite, è anche molto delicato. 3. Hai mai avuto una rottura? Sì, io sono stato con due persone prima della mia ragazza e entrambe hanno rotto con me. Ora mi viene da ridere, ma la seconda delle due mi ha lasciato letteralmente dicendomi che non mi amava al 75%, ossia una frase che sembra uscita dal trailer di Che cazzo dico di Pino Sinalefe. Tu non mi ami! No, io ti amo, ma ti amo di meno. Ma che cazzo
dici, Amanda? Che cazzo dico? Un film di Pina Sinalefe. Siamo al 40%. Ecco appunto. Numero 4, quanto sei alto? 188 centimetri, al preciso al centimetro. 5, quanto pesi? Oscillo tra gli 85 peso forma quando pratico sport fino ai 90 kg e passa quando mi trascuro e mangio troppo. Mediamente il mio peso tipo è circa 87-88 kg. 6. Qualche tatuaggio? No, a me i tatuaggi non piacciono, ma non mi dà fastidio se le persone si tatuano. Semplicemente a me l'idea di istoriarmi permanentemente la pelle non piace. 7. Qualche piercing? No, però c'è stato un periodo dei miei 17-18 anni in cui avrei voluto mettermi un orecchino. E poi ho desistito e non è neanche un rimpianto, devo dire, in realtà. Probabilmente l'avrei fatto se avessi avuto più coraggio e non me ne sarei pentito, però non l'ho fatto. Per il resto, nessun altro piercing. Numero 8 è una domanda un po' particolare. One true pairing, scegliere una coppia che io ritengo ideale. Le coppie ideali non esistono, ma neanche nella letteratura, quindi questa risposta non riesco a darla. C'è una coppia che ho sempre amato particolarmente, che è la coppia Raoul Endymion e Enea, che sono i protagonisti della parte finale degli Hyperion Cantos di Dan Simmons. Però mi piacciono perché perché è una storia d'amore molto vera, molto drammatica anche nel suo svolgimento, ma molto vera. Sembrano due persone reali, due amici di cui seguiamo le vicissitudini drammatiche. 9. Show preferito. Il mio show preferito in realtà non è uno show, cioè show si intende programma televisivo. Allora, io non amo molto i programmi televisivi, i telefilm ne ho seguiti tantissimi, di serie TV ne ho seguite molte. Sono anni che non ne trovo una che veramente mi colpisce. E comunque, in generale, le cose che mi hanno colpito di più da vedere sono state serie animate. La mia serie animata preferita è Clannad e Clannad After Story, che non sono state mai importate in Italia, quindi non sono state mai doppiate, ma neanche importate con i sottotitoli. Ci sono dei fansub di Clannad che vi consiglio di cercare. È una storia bellissima, sì, è una storia d'amore, però come suggerisce il titolo stesso è anche soprattutto una storia di famiglia, di clan. Band preferite? Ci sono due band che io adoro tantissimo e che in un certo senso sono cugine, sono i Pink Floyd e Alan Parsons Project. I Pink Floyd penso che non abbiano bisogno di presentazioni. Alan Parsons Project è un progetto, cioè era in realtà la joint venture di un tecnico del suono molto famoso che aveva lavorato con i Beatles e con gli stessi Pink Floyd, ossia Alan Parsons, e un paroliere che era Eric Wolfson, che di volta in volta, di album in album e di brano in brano, raccoglievano artisti diversi, musicisti diversi, che creavano la magia di un prog rock veramente d'autore. E per andare a rispondere alla domanda successiva, canzone preferita, salto una. La canzone preferita è Eye in the Sky di Alan Parsons Project. 13. Quanti anni hai? Ho compiuto 30 anni il 3 di giugno, quindi esattamente un mese fa, alla data in cui registro. 14. Segno zodiacale, Toro. Però, sinceramente, a me l'astrologia sembra una granna. Bip. 15. Qualità che cerchi in un partner. L'ho sempre detto, anche se poi mi dicevano che erano ovvio, e questo me l'ha detto anche la mia ragazza quando l'ho conosciuta. Io cerco dolcezza e intelligenza, sono le due qualità primarie che cerco nella persona con cui voglio stare. Dolcezza per me tra l'altro è fondamentale, intelligenza si lascia commentare da sé. Ovviamente lei ha queste due qualità primariamente, dolcezza e intelligenza. Ovviamente anche grande bellezza, ma questo è secondario, cioè non ho cercato quello come bene primario. Caratteristiche che cerco sono sicuramente la dolcezza e l'intelligenza. 16. Citazione preferita? Se incontri il Buddha per strada, uccidilo. È un monito zen che ricorda che di fronte a Santoni, ma anche di fronte a qualcuno che dall'alto
insegna la dottrina o la spiritualità, noi dovremmo fuggirne se non ucciderla metaforicamente. 17, attore preferito. 20 anni fa avrei detto Robert De Niro. Allo stato attuale non lo so. 18, colore preferito, verde. Il verde è il mio colore preferito. Un verde, diciamo, erba, un verde prato, un verde molto naturale. Secondariamente il colore blu. Verde, blu e bianco sono i miei colori preferiti, sostanzialmente. Musica ad alto o basso volume, a medio volume, diciamo, medio alto volume, non tanto da spaccarmi le orecchie, ma sufficientemente per apprezzare le sfumature musicali di quello che ascolto. 20. Cosa fai quando sei triste? Mi avvolgo in una coperta e cerco di farla passare. È il mio modo, tipo proprio coperta di Linus, cioè cerco proprio di estraniarmi dal mondo, cercare il calore del mio stesso corpo e di farmi passare la tristezza. 21. Quanto impieghi a fare la doccia? Mi sono cronometrato, sono 8 minuti per fare una doccia. 22. Quanto impieghi la mattina per prepararti? Allora, compreso la doccia, io dal momento in cui mi alzo, dal momento in cui esco di casa, sono variabilmente dai 25 ai 30 minuti, colazione, vestito compreso. 23. Hai mai lottato? Sei rimasto mai coinvolto in una lotta? Sì, me ne sono andate di santa ragione con una compagna che era un maschiaccio alle elementari. Mi ha provocato lei, nel senso mi ha proprio attaccato e io mi sono dovuto difendere. E un episodio del genere mi è capitato anche nei media, anche lì, provocato perché era una persona estremamente paciocca e anche molto, cioè molto pacifica, ma anche molto paciocca, cioè paciocca intendo persona tranquilla che cercava poco il conflitto. Questa cosa dava da fastidio alle persone attive e se non ai veri e propri bulli, quindi cercavano di tirarmi appresso. Qualche episodio in cui mi sono dovuto difendere è capitato, tra l'altro non sono riuscito neanche particolarmente bene perché io a lottare sono veramente uno schifo. 24. Cosa ti accende? Intendo cosa ti eccita. Mi eccita tantissimo lo sguardo e l'atteggiamento di una persona, e mentre 25 cosa mi spegne completamente lo sproloquio e sostanzialmente le persone che non dimostrano grande intelligenza. 26. Il motivo per cui ti sei iscritto a YouTube? Beh, io mi sono iscritto a YouTube nel lontano 2006, 2007, 2006-2007. E allora mi ero iscritto semplicemente per salvare i video che apprezzavo di più, che tra l'altro non so anche che video fossero perché all'epoca YouTube era veramente un altro mondo, un altro modo di pensarlo. Se la domanda invece è da leggersi cosa mi ha spinto a metterci faccia ai video, volevo divulgare attraverso i video che poi pubblicai su Guida agli Introversi il concetto di introversione. E secondariamente poi ci ho preso gusto e volevo fare la serie sul taoismo che al momento è ancora sospesa. E visto che ormai mi ero sciolto, poi mi sono messo a parlare della mia professione primaria, cioè parlare di libri. 27. Paure. Sostanzialmente ho due grandi paure. Paura del vuoto, che poi è strana perché è una paura che si configura soltanto se non ho protezioni davanti a me, cioè se mi affaccio da un balcone non ho problemi, se mi affaccio sul ciglio di un burrone quasi svengo. E la seconda paura è 28. L'ultima cosa che ti ha fatto piangere, la risposta è me stesso, perché ho fatto una cosa spiacevole alla mia ragazza, spiacevole psicologicamente, e ovviamente come reazione io non riesco a essere stronzo neanche quando le combino io, mi sono messo a piangere come una ragazzina. 29, l'ultima volta che ho detto ti amo, ovviamente la mia ragazza qualche minuto fa. 30, il tuo significato del nome su YouTube, The Water and the Way. Era un chiaro riferimento perché avevo riconcettualizzato il canale che prima si chiamava semplicemente con il mio vecchio nickname che è impronunciabile, non ci penso neanche a provare a spiegarvelo. The Water and the Way era stato pensato appunto per parlare di taoismo. 31. L'ultimo libro che hai letto è L'incolore Tazaki Tsukuro,
e i suoi anni di pellegrinaggio. L'ultimo libro di Murakami pubblicato il mese scorso, che mi sono ordinato con lo sconto del 20 maggio al 20%, mi è arrivato pochi giorni fa, me lo sono portato al mare per il ponte e me lo sono letto. Farà parte della serie giapponese delle monografie che andrò a preparare in futuro. 32, il libro che stai leggendo, Le donne del signor Nakano di Hiromi Kawakami. O, se volete dirlo alla giapponese, di Kawakami Hiromi, anche questo farà parte della tranche giapponese. 33, l'ultimo show che hai visto. Ho visto l'altro giorno al mare, che non mi capita mai di accendere la TV, ma al mare capita. Un programma molto interessante sull'AF, che è il canale Feltrinelli, di un matto che andava inglese, che veniva in Italia a imparare a cucinare. Vi lascio immaginare i suoi commenti e le reazioni indignate delle persone che dovevano seguirlo. Uno spasso. 34, l'ultima persona con cui ho parlato, la mia fidanzata, poco prima di registrare, l'ho chiamata per darle la buonanotte, per sentire un attimo com'è andata la giornata. 35, in cui incomincia a diventare monotona la relazione che hai con la persona con cui c'è stato l'ultima volta, sempre la mia ragazza. 36, cibo preferito. Sostanzialmente sono due: la pizza, e qui non ci piove, però attenzione alla pizza napoletana, non la pseudo napoletana o quella al trancio alta che mi fa schifo, vera pizza napoletana, che tra l'altro mi ha fatto conoscere la mia ragazza, che è di Caserta. E l'altro mio piatto preferito sono le trofie al pesto alla spezzina, cioè con patate e fagiolini. 37, un posto che vuoi visitare? L'Egitto. Io volevo fare la crociera sul Nilo già una decina d'anni fa, adesso che la situazione geopolitica non lo consente, non so mai quando la farò mai più. Spero che si stabilizzi tutto, che possa andare finalmente a vedermi la Valle dei Re, che è uno dei miei sogni da quando ero ragazzino. 38, ultimo posto in cui sei stato, al mare, Sestri Levante, dove c'è la casa al mare di famiglia, e mi sono goduto il piccolo ponte che è appena passato. 39, è una cotta? No, sono innamorato della mia ragazza, non ho una cotta, cioè una cotta è una roba un po' da ragazzini. Poi, sinceramente, se poi fosse addirittura avere una cotta mentre sei innamorato di qualcun altro, ovviamente è una cosa becera, quindi non no. 40, l'ultima volta che ho baciato qualcuno, dai, non rispondo neanche, la mia ragazza oggi. 41, l'ultima volta che sei stato insultato. Sono stato insultato, penso, sulla circonvallazione di Milano un altro giorno, perché c'era uno col motorino che voleva superarmi a tutti i costi da destra. 42, domanda curiosa: aroma dolce preferito? Non è la vaniglia, ma a me non piace molto la roba dolce. La mia cosa preferita è il cioccolato, che non considererei come dolce perché è amaro. 43, che strumenti suoni? Io ho suonato quello che chiamavo amabilmente il piffero, cioè il flauto dolce alle medie, quando si studia musica, e ho avuto un attimo un guizzo di impararmi l'ocarina, però sono veramente negato, cioè non ho la motilità delle mani insufficiente per suonare uno strumento a fiato, e quindi con mio rammarico, perché a me l'ocarina poi piace molto come suono, no, non posso dire che suona uno strumento. 44, il gioiello preferito è il braccialetto che mi ha regalato per l'anniversario l'anno scorso la mia ragazza. 45, ultimo sport praticato. Io un paio d'anni fa avevo incominciato a correre e mi piaceva moltissimo, contro ogni previsione. Con il giusto allenamento avevo anche preso un buon ritmo. Poi è arrivata la brutta stagione, non ero ancora allenato a sufficienza, mi sono bloccato, ci ho ritentato la scorsa stagione, di nuovo maltempo. Mi sono bloccato, adesso vorrei ricominciare e ho un'allergia clamorosa. Se andassi al parco potrei esserci anche secco. Quindi, so che sembrano scuse, ma non lo è, sono tutte contingenze. A me piace correre, vorrei correre, però non ci riesco. Andavamo in macchina dal mare, penso che l'ultima canzone che ho cantato a squarciagola sia Evil Woman degli Electric Light Orchestra. 47, l'ultima riga di chat. L'ultima riga di chat è stata rinfrescati, rivolta alla mia ragazza. E a 48 l'hai mai usata? Sì. Ogni volta che torno a casa sconvolta e stravolta dalla metropolitana, dico rinfrescati, ripigliati, riposati un attimo. 49, l'ultima volta che ho abbracciato qualcuno, vabbè, non rispondo neanche, dai, basta, se no divento noioso. 50, chi risponderà a queste domande dopo di te? Chiunque voglia veda questo video e abbia voglia di cimentarsi in questo video tag, che trovo molto carino. Io
sono riuscito uno schifo perché mi manca l'ironia. Sono arrugginito da fare schifo, quindi è venuto un video un po' così. Comunque, okay, il video tag finisce qui. Il prossimo video spero che sarà una delle monografie o uno dei recuperi di book haul che ho fatto nei mesi scorsi. Ce ne sono stati due in particolare che terrei a fare a posteriori, comunque, cioè mostrarvi i libri, gli eventi che hanno portato ad acquistarli. E se no, mi cimenterò, penso, in una delle monografie che sto preparando. Ringrazio tutti quelli che mi seguiranno e se mai YouTube si degnerà di mostrarvi questo video nei feed, perché so che le politiche sono cambiate e tutto quanto. Chiunque mi abbia visto fin qui lo ringrazio e al prossimo video.